Ecco, allora a questo punto basta valutare cosa è ciò che è quando sono in una sensazione. Io tocco con la mia mano il tavolo, io sento un suono, io odoro un profumo. Allora, con il pensiero, con il linguaggio che è pensiero, distingo, divido. C'è un io da una parte e qualcosa che è sentito dall'altra. Per esempio, c'è la mano e c'è il tavolo, c'è l'orecchio e c'è il suono, eccetera. Ma cosa succede nella realtà? Prima del linguaggio, il linguaggio che divide, prima del pensiero che dualizza. Ecco, prima c'è il semplice sentire. Un sentire dove non c'è niente di distinto da nulla. Mano che tocca il tavolo, dovrebbe essere quasi una parola unica. È una sola sensazione. Non sento nessuna separazione. Nessuna mano da una parte e un tavolo dall'altra. Allora, quella idea che ho, idea appunto, siamo nell'ambito del pensiero, quell'idea secondo la quale ci sono soggetto e oggetto, quindi distinti, separati, ecco, capisco che quell'idea è relativa solo al pensiero, non al reale sentire. E questo è relativo anche alla dimensione emotiva. Sento paura, sono contento, provo amore. Non c'è nulla di separato dal mio provare paura nel momento nel quale provo paura. E così anche quando sono contento, così anche quando amo. Prendiamo il caso di io che ascolto una musica. Allora ho l'impressione, dobbiamo chiederci, ho l'impressione di un io che sta dentro di me rispetto invece a una musica che è fuori di me. Io e musica sono solo concetti a cui io penso quando penso a questa esperienza, ma in realtà la realtà del sentire è solo di un ascolto. Io che ascolto e la musica ascoltata non sono due enti separati, è la stessa esperienza, in cui la separazione tra io e musica crolla, o meglio, non c'è mai stata. Allora in realtà io non ascolto la musica, io non vedo un oggetto, io non sento il tavolo. Nella realtà invece, nel momento nel quale io ascolto la musica, io sono quella musicalità. Nel momento nel quale provo un'emozione, io sono quella emozione. E via dicendo. Tutto in me, in quel momento, è sentire, o ascoltare, o vedere, o provare. Quindi, il sentire è quella consapevolezza. Il mio essere è quel sentire. Il mio sé non è altro che quella cosa nel momento nel quale la esperisco. E la conclusione è che non c'è mai stato nessun dualismo. Che io e la musica, io il tavolo, io e l'oggetto che sto vedendo, io e il profumo sono la stessa cosa. L'essenza del sé è l'essere di ciò che il sé sperimenta. E tutto questo è ciò che è più proprio della nostra esperienza. Potremmo dire è la quotidianità, la ordinarietà assoluta, continua del nostro esperire la vita. Così nostra, così propria, così
facente del DNA dell'esperienza, così sotto gli occhi che posso anche non accorgermene. E infatti non me ne accorgo, e allora cerco un'esperienza non dualistica, cercando di uscire da quella realtà che è sempre, continuamente, essa stessa non dualistica. Ma ci sono alcune esperienze che più di altre ti ricordano questa verità che è sempre in atto, ricordiamolo. È sempre in atto, però in alcune esperienze è come se fosse un po' più in atto. Per esempio il dolore. Quando provi dolore, quando provi molto dolore, senti che la apparente separazione tra te e l'oggetto che stai esperendo, il dolore, è crollata. Sei tutto dolore. Non c'è nulla di te separato da quell'esperienza. Oppure anche la bellezza. Anche qui ogni distanza è elisa quando sei davanti a qualcosa di totalmente bello, oppure quando provi qualcosa di assolutamente bello. Ecco, in quel momento sei tutto bellezza. Sì, soprattutto le esperienze estreme. Soprattutto le esperienze estreme ci appaiono come lo scioglimento dell'apparente io. Rimane solo l'esperienza non dualistica. Poi, ovvio, quando ne sei uscito, quando ci ripensi, quando ne parli, quando concettualizzi quell'esperienza, allora sì, sei nel linguaggio, sei nel mentale. E dunque pensi e dici di un io che ha visto, di un io che ha sentito, che ha provato qualcosa, eccetera. Ma lo stato di non dualismo continua sempre a mantenersi, ogni istante è la perfezione non dualistica del reale.